Ecco qui, io non avevo fatto niente, ho ripetuto la mia intervista. Allora, diciamo di ieri. Oh, buongiorno a tutti, sono Cristiano Poretti, capitano non reggente della Contrada della Flora e membro del direttivo del Collegio dei Capitani delle Contrade. Chi più ne ha più ne mette. Oh, ma fa tanto scena, è da curriculum. Allora, come va? Come va bene, dai, finalmente anche qui a Legnano si comincia a respirare aria di paglio. Il fatto poi di poter organizzare le corse qui allo stadio sicuramente è una cosa molto positiva per testare il livello di preparazione dei cavalli e dei fantini. Non ci sono più le scuse, siamo in una pista dove il fondo è diverso e la curva è più dritta e meno dritta, è rettilineo, quindi qui non ci sono scuse. Se il cavallo va, va, se il cavallo non va, non va. Fermo restando che ovviamente siamo alla prima uscita, quindi i livelli di preparazione sono quelli che sono. Tu segui, hai seguito sempre, come li vedi questi cavalli? Allora, bene, 5 cavalli di quelli che veniremo oggi hanno già corso il palio, per cui sanno già dove mettere i piedi, tanti cavalli nuovi. Oggettivamente puro sangue, tu lo sei meglio di me, non è che ce ne sia un disastro in giro. Quindi molte contrade arriveranno al palio, almeno 3 contrade con cavalli sicuramente nuovi. Quindi dobbiamo vedere. Oggi cominciano a capire dove mettere i piedi, il 28 sarà sicuramente un test più probante, perché è l'ultimo, e quindi bene, dai. Il 28 dovrebbe esserci per l'atmosfera? Il 28 ci sarà Davide Busatti. Esatto. E farà anche farà la provaccia lui quest'anno, anche per dare un minimo di ricambio un pochettino anche a Renato, nel senso che Renato fa il paglio, però cercare di vedersi un po' in giro, dare la possibilità magari a qualcuno di iniziare con la provaccia e poi un domani chissà. Ecco, poi Busatti è da Devoli. Esatto. Io mi ricordo già nel 2005, mi sembra che ha fatto il primo paglio Renato, c'era Davide con lui che faceva il controstarter. Quindi Legnano riesce. Paglio di Legnano cresce, la fondazione. Paglio di Legnano cresce, la fondazione sicuramente sta dando una mano, è oggettivamente al primo anno ufficiale, perché fra mezzo Covid, l'anno scorso, un po' di cose, secondo me ci stiamo strutturando in maniera tale da poter crescere sempre di più, perché non ci manca tanto, ma qualcosa ci manca e secondo me con l'aiuto della fondazione si potrà pianino. Dove vuole arrivare? Sogno nel cassetto della fondazione. No, beh, sogno nel cassetto della fondazione dovresti chiedere ai membri della fondazione. Però sicuramente un sogno era quello della sicurezza, e come è sotto gli occhi di tutti, credo che Legnano sia una pista sicuramente sicura per cavalli e fantini. Hai la possibilità di correre con qualunque tipologia di tempo, abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo visto nel 2016. Quindi da quel punto di vista è rimasto impressionato. Scesi, non mi sporcare meno le scarpe. Da quel punto qui sono stati fatti dei passi avanti enormi, grazie soprattutto anche al povero Centinaio, che è stato uno dei fautori di questo discorso della sicurezza per il Palio di Legnano. E quindi dal punto di vista della sicurezza, secondo me, migliorare ancora la vedo molto difficile, perché oggettivamente non saprei cosa inventare. Secondo me noi, ma soprattutto in città, dobbiamo fare in modo che più legnanesi si appassionino al palio. Più che arrivare fuori dalla città, è molto seguito, è molto sentito, però c'è comunque ancora una parte che un pochinino snobba questa cosa, ed è un peccato, perché da un punto di vista culturale, storico, di tradizione, è una cosa bella. Ecco, comunque, se senti il montavo che ci ho montato anche io, certo. Il coinvolgimento è più grande. Assolutamente, io mi ricordo, io faccio paglio una parola grossa, io ho cominciato a dare in contrada perché mio padre era capitano, quindi fine anni 70, il paglio si faceva a maggio. Adesso il paglio si fa il giorno dopo la fine del paglio. Poi a settembre per il fatto tutto, capitani nuovi. Certo, sì, prima era una cosa lunga, cioè anche i fantini, i cavalli, c'avevi più tempo per seguire più corse. Adesso che col fatto che quei puri di corse oggettivamente ce n'è ben poche per noi, e le scelte vanno fatte immediate. La Flora, tornato Giosuè. Flora, tornato Giosuè, siamo tutti contenti. Ieri abbiamo fatto una bella cena, c'erano tante persone, lui è carico. La Flora è una di quelle contrade che ti dicevo che arriverà con dei cavalli nuovi, e quindi aspettarsi, nel senso che comunque il cavallo nuovo tu lo sei meglio di me. Poi un conto fare le corse di estramento adesso, un conto provarlo da solo, un conto il giorno fa. La pressione, il casino, i rumori. Che testa. Poi se quel giorno lì c'è un mal di pancia non lo sapremo mai. E quindi, però sono contenti, speriamo. Dai. Fanno questo anche ragazzino nuovo. Infatti. Ha preso tutto il pacchetto Arbus, famiglia Giosuè. Bene, grazie a te, buon lavoro, grazie e un saluto a tutti.
arrivederci, ciao ciao, grazie. Poretti.